e bentornati sul canale. Oggi un video che vi avevo promesso e mi avevate chiesto giustamente, cioè quello con l'applicazione, tra le altre cose, del fondotinta nuovo di Kiko, il fondotinta luminoso della collezione ultima uscita, la Mood Boost. Vi ho fatto un video precedente a questo in cui abbiamo applicato altri prodotti che comunque oggi rivedremo insieme e però non avevo potuto fare l'applicazione del fondotinta. Se avete visto il video saprete già, e questa volta invece lo applicheremo insieme. E non solo, sarà proprio la prima volta in assoluto, non l'ho neanche swatchato, niente di niente. Ovviamente potete vedere la resa di tutto il look finito in questo momento, ma un po' di prime considerazioni, perché possono essere ovviamente solo prime considerazioni, le faremo durante il video e l'applicazione. Come sempre però, prima di lasciarvi alla visione del tutto, se non siete ancora iscritti al mio canale e volete rimanere in mia compagnia, non dovete fare altro che pigiare quei bottoncini là, perché sono due, c'è anche una campanella, qualora lo vogliate. E in più, se il video vi sarà piaciuto, alla fine del video lasciare il vostro supporto con un pollice in su. In aggiunta ai prodotti di Kiko vedrete in azione anche una delle palette che mi avete chiesto. Ho riprodotto più o meno un look che avevo anche negli ultimi video, nella diretta di Instagram mi trovate sempre come MissPenny09 della scorsa settimana, e volevate vederla in azione, e quindi ho pensato di cominciare tra le tante palette che mi avete chiesto da questa palette qui. E ho fatto qualche piccola variazione verso la fine, vedrete tutto, ma vi lascio alla visione dell'applicazione di tutti i prodotti. Spero che vi sia utile. Ciao! E quindi andiamo a provare insieme e per la prima volta il Mood Boost fondotinta. Questo è un fondotinta luminoso e la colorazione che ho preso io è la 02 Porcelain. Non ho assolutamente neanche swatchato, non l'ho proprio aperto, erogato, non ho visto niente, perché volevo fare proprio una reaction con voi. Chissà se sarà shock oppure no, non si sa. Però già vi ho detto nel video degli acquisti, dove ho provato già tutto il resto che ho acquistato di questa collezione, ma non il fondotinta, e se l'avete visto saprete anche il perché, che la confezione mi piace tantissimo. Il pack è molto carino e secondo me, oltre a essere bello, mi sembra anche molto pratico. Ora andremo a scoprire insieme se il fondotinta ancora non esce. E effettivamente si comincia a sentire che comincia a prelevare qualcosa, voglio sperare. Sì, il colore non mi sembra male, dai, per il mio incarnato. Io in genere prendo sempre lo 02, quindi mi sembra bello fluido. Boh, cominciamo così e vediamo un po'. Il pennello che uso sempre io per il fondotinta, il mio preferito, è il Buffing Brush della Real Techniques, e andiamo a prelevare e a mettere un po' sul viso. Al momento mi sto guardando lì nell'anteprima, poi prenderemo uno specchio, se no andiamo proprio alla cieca. L'unica cosa che ho fatto, e lo vedete, ho già ridisegnato le sopracciglia per portarmi un po' avanti, e ho fatto ovviamente la skincare e messo il solito primer viso che utilizzo. Trovate tutti i prodotti utilizzati, comunque, sia quelli che vedrete in video che quelli che non avete visto, scritti nell'info box. Con lo specchio della palette viso cominciamo a sfumare il fondotinta. Il colore, come sempre, mi sembra il mio, quindi su quello. E io ho dei rossori, lo sapete, ho dei rossori in questa zona del viso che vanno e vengono, si accentuano un po' di più. In questo momento, come sempre, come mi metto seduta qui, succede che con la luce accesa davanti che riscalda, e io però sono gelata, fa anche freddo questa mattina, oggi è sabato mattina, e mi capita di arrossarmi un pochino di più. Vediamo un po'. Effettivamente è luminoso sul viso, questo sì, non eccessivamente luminoso, attenzione, non è che, però si vede che lascia la pelle idratata, morbida e con un finish leggermente luminoso. Io ho applicato più o meno la mia solita quantità di fondotinta, non ne metto tantissimissimo, magari in alcune zone dove mi serve vado a stratificare un pelino di più, ma tendo comunque a non metterne molto,
Già in generale, poi soprattutto adesso con le mascherine, con le cose, ancora meno. Sapete che se posso evitare evito proprio, quindi. Però devo dire che la coprenza mi sembra abbastanza medio-bassa, cioè con la mia quantità, per darvi un termine di paragone, con un prodotto che già tante di voi potrebbero avere, con il fondotinta della Lostin Amalfi vedo la grana della pelle più uniformata. Stessa quantità di fondotinta, anche quello è molto liquido. E qui invece la vedo un po' meno uniformata con pari quantità di fondotinta. Quindi se cercate qualcosa di più coprente, io non penso che questo, anche andando adesso, proviamo ad andare a stratificare leggermente, magari nella zona delle guance dove più facilmente posso capire se vado a coprire un po' di più, appunto per le zone un po' arrossate. Ma mi sembra un fondotinta dalla coprenza medio-bassa. Vado direttamente dal tubetto e ne metto un altro pochino. Ne ho messo pure troppo, adesso lo preleviamo e ne mettiamo un pochino di qua, ecco. E vediamo un po' che succede. Sì, un po' stratifica. Se stratificate leggermente in alcune zone può arrivare un pelino di più, ma non arriva neanche al medio. E, è un finish molto sottile che lascia un incarnato comunque molto naturale e idratato, luminoso, ma non immaginate quel luminoso che abbia comunque dello sheer, delle pagliuzze, semplicemente che l'incarnato rimane molto naturale, idratato, non è pesante sul viso, non è appiccicoso. È secondo me il fondotinta ideale per chi ha la pelle da normale a secca, per tutti i giorni. Ovviamente però va da sé che va vista anche la durata nel corso delle ore, la durata con mascherine varie ed eventuali, e queste poi sono altre considerazioni che si possono fare solo con l'uso effettivamente quotidiano e allora poi ne riparleremo di queste cose. Però l'effetto è un effetto che a me personalmente piace e lo sento veramente molto morbido al tatto, ecco, proprio mi dà una sensazione di pelle comunque idratata, molto molto leggera. Vado a prendere la cipria sempre della collezione Mood Boost di Kiko e vado a metterla dalla piega dell'occhio. Ho messo il primer occhi, che è sempre quello di Kiko, quello classico che si trova sempre in collezione permanente, fin sotto il sopracciglio perché non ho un ombretto abbastanza chiaro per fare questo lavoro e quindi faccio con la cipria. Oggi ho deciso di farvi vedere il trucco che ho fatto sia in uno degli ultimi video qui, e mi era stato richiesto anche proprio sotto il video, e anche nella diretta Instagram che ho fatto un po' di giorni fa, fine settimana scorso, ed è fatto con la Basic Witch di Juno, il brand di Cleo Toms, questa palette qui che ho preso al Black Friday. Useremo anche lo specchio che c'è dentro, che mi sembra molto comodo. E andiamo subito a iniziare con il colore questo che si chiama Sweet. Pennelli, i pennelli sono quelli che vi ho fatto vedere, ho preso da Amazon con cui mi sto trovando benissimo. Vi lascerò i link nell'info box perché me li state chiedendo spesso. E andiamo a fare la prima sfumatura nella piega dell'occhio. Sono morbidi, sfumano benissimo, anche questi colori si sfumano una meraviglia, c'è anche da dire quello. Un po' polverosi, ma come tanti, né più né meno. Andiamo a fare questa prima sfumatura e la portiamo anche verso l'esterno. Poi vado a prendere il colore che si chiama Shady, quest'altro marrone che però è satinato, con un pennellino un po' più di precisione, sempre da sfumatura. Vado a picchiettarlo proprio nella parte esterna, sfumando verso l'interno. La cosa che mi ha lasciata proprio non stupita, perché non è che mi aspettassi brutte cose da questa palette, altrimenti nemmeno avrei avuto curiosità di provarla, è che i colori si sfumano davvero in maniera semplicissima. Ora vado a prendere il colore Day, che è un rosa chiaro, molto chiaro,
leggermente luminoso e vado a metterlo sulla palpebra mobile dall'interno verso l'esterno. Non so se riuscite a vedere, ha dei riflessi veramente molto delicati. È molto carino perché non è un rosa bambolina, il rosa baby, ma è riflessato e quindi dà proprio questo look luminoso il giusto, senza eccessi. Questo look ovviamente, ragazzi, è uno dei miei soliti look molto naturali, veloci, niente di che. Sapete come mi trucco, sono una persona normale che si trucca in maniera normale. Ogni tanto faccio anche qualcosa di un po' più colorato, faremo anche quello prossimamente. Ho messo la solita combo dei miei correttori, vedete che metto un pochettino di quello leggermente più pescato all'interno, che è quello di Too Faced del Vanilla, e una goccina dello 01 del fondotinta correttore di Astra, e li vado a sfumare. Riprendiamo la cipria della Mood Boost di Kiko, avete già visto l'applicazione nello scorso video, ma l'andiamo a riprendere. Questa cipria, come già vi ho detto in quel video, non alza per nulla polvere, e vado a fissare il correttore e ne vado anche a mettere un pochino, quello che mi è rimasto praticamente sul pennello, sul resto del viso. Mi avete già chiesto se consiglio questa cipria, ma ragazzi, questa è la seconda volta che la applico. Chi ha le versioni precedenti, perché è già uscita non in uno ma addirittura, mi avete detto, in due collezioni, tutti si trova molto bene chi l'ha utilizzata. È leggermente luminosa, quindi comunque io la consiglierei, ovviamente non per pelli grasse. Andiamo a prendere anche il quad della collezione Mood Boost, anche questo avete già visto l'applicazione, avete visto che mi piace molto la terra. Sotto il video con la prima applicazione che abbiamo fatto, ve lo lascio comunque sotto in descrizione se c'è qualcuno nuovo che l'ha perso, non l'ha visto, c'è una ragazza che mi segue sempre che mi ha lasciato una sua recensione dopo l'utilizzo appunto di questo quad, e mi ha detto che nonostante siano per l'appunto colori molto chiari come avete visto, su di lei, che è una carnagione che tende all'olivastro, comunque ha una buona resa, sia la terra, quella che sto utilizzando in questo momento io, e anche i blush. Dico i blush perché io questo comunque l'ho usato insieme al blush, mi piacciono insieme. Quello che non mi piace tanto, già ve l'ho detto nell'altro video, è l'illuminante, perché viene fuori un colore che su di me non è molto carino, e tenete conto che comunque è un illuminante che ha qualche glitterino all'interno. Oggi non lo utilizzeremo l'illuminante, ma andiamo a utilizzare un altro illuminante di Kiko che invece mi piace molto di più. Vado anche a prelevare, come vi ho detto, la combo dei due blush, questo che a me sembra satinato dalla cialda, ma dovrebbe essere matte in realtà, e questo qua che invece è satinato. È molto naturale, molto carino, dà proprio un bel effetto, se vi piacciono ovviamente i blush con un colore così naturale, proprio un rosa chiaro, naturale, che dà effetto buona salute, ecco, senza eccessi. Ma come illuminante andiamo a mettere un altro nuovo, che è quello della collezione di San Valentino, l'abbiamo già visto applicato, è meraviglioso, ve lo straconsiglio questo perché è veramente bello bello bello. C'è un solo colore ed è questo beige doratino chiarissimo con delle venature grigio e lavanda, è proprio molto particolare ed è bellissimo, sono innamorata di questo illuminante perché è proprio setoso, dà un bel finish sul viso, dà un effetto radioso senza eccessi ma che si vede, è proprio, mi piace tanto, si è capito? Sì. Ora andiamo a finire gli occhi, riprendiamo la palette Basic Witch. Volevo fare una cosa un po' diversa da quella che avete visto, per dare un pop di colore e andare a sfumare sotto l'occhio il fucsia matte. Quindi ne vado a prelevare un po', leviamo l'eccesso e andiamo a sfumare
sotto l'occhio, fino un po' verso l'esterno. La scorsa volta ho fatto tutto sui toni del marroncino, anche il sotto, però visto che c'è un colore così carino, noi lo proviamo. Pennellino mini 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 da sfumatura, vado a riprendere il rosa che abbiamo messo sulla palpebra mobile, questo leggero leggero, e vado a sfumarlo sopra. Lo so che ve lo dico tutte le volte, ma questi colori li mettete uno sull'altro, si sfumano, fanno, ci mette un secondo. Molto carini. Non avevo visto recensioni di questa palette prima di acquistarla, mi incuriosiva e quindi l'ho voluta provare. Adesso all'interno dell'occhio vado a mettere la matita di neve, questa è la solita Knight, di cui vi ho parlato varie volte, tra cui anche la matita preferita occhi dell'anno è lei. La vado a mettere all'interno dell'occhio e leggermente a ridosso della rima. Non è troppo nera, non è troppo marrone, non mi scurisce troppo, quindi poi finisce che mi va a rimpicciolire troppo l'occhio, quindi mi piace tanto il colore. E stessa matita, vado a sfumarla, ma proprio leggermente all'attaccatura della rima ciliare superiore, proprio quasi a sporcare fra le ciglia. Mi si era spenta la videocamera, l'unica cosa che ho fatto è prendere un pennellino piccolino e ho sfumato la matita che ho applicato, tutto là. Vado ad applicare il mascara, faccio una prima passata con il Maximood, che è quello di Kiko, che mi piaceva tanto, di una vecchia collezione che poi per fortuna è entrato in gamma permanente, perché è piccolino, mi prende le ciglia proprio dall'attaccatura e me le alza per bene. Mi piace anche da solo, però gli vado a dare l'aggiunta quella bella strong del volumizzante di Pixi che mi piace tantissimo. Quello volumizzante di cui vi parlavo è lui, l'avete visto nel video dei preferiti dell'anno ed è appunto fantastico sulle mie ciglia, mi piace tantissimo. Soprattutto in combo con quello Kiko perché mi aiuta con il lavoro, diciamo, mi agevola. Non so se riuscite a percepire la differenza dei due insieme e di quello di Kiko da solo. Poi soprattutto sulle mie ciglia che sono sottilissime, biondissime. E come rossetto vorrei andare a mettere la combo del Pillow Talk, ma questa volta non l'original, quindi quello più chiaro, ma il medium. Matita e rossetto. Quanto è bello anche questo colore, lo adoro e trovo che si sposi molto bene con i colori del look. E questo è tutto per il look di oggi. Ho ricreato più o meno il look occhi che mi avevate chiesto, con un'aggiunta anche per far vedere a chi spaventava un po' quel fucsia, che in realtà si può tranquillamente utilizzare per creare un look portabilissimo senza nessun eccesso. E anche vi ho fatto rivedere l'applicazione dei prodotti viso con la novità dell'applicazione del fondo di Kiko. Una considerazione finale, per quanto sia, perché è la prima volta che lo uso qui insieme a voi, è che sento una base molto leggera e il finish, anche rivedendomelo adesso da vicino nello specchio, è un finish che è rimasto con l'aggiunta della cipria, che anch'essa comunque è luminosina, come vi dicevo prima. È molto fresco, è molto leggero e ha questa allure luminosa che dà veramente vitalità al viso. Ma resto della mia idea che non vi dovete aspettare una coprenza medio-alta, ma una coprenza medio-bassa, quindi proprio per un look fresco da tutti i giorni è secondo me idoneo. Vediamo adesso come va nel corso dei giorni, provandolo per più ore, vi aggiornerò poi nei prossimi video di recensione, promossi e bocciati, preferiti del mese, quindi insomma non perdete i prossimi video. Ovviamente se voi l'avete provato avete una pelle diversa dalla mia, che è normale secca, soprattutto in questo periodo dell'anno e va più verso il secco. Fatemi sapere se l'avete provato, se vi trovate bene, se è simile ad altri usciti nelle collezioni primaverili, perché io è il primo che utilizzo, ma so che anche di questo genere luminoso è uscita qualche referenza nelle collezioni passate. Non so se possa essere simile la texture o sia stato comunque perfezionato, non ne ho idea, quindi fatemi sapere anche quello.
come emoji del giorno, in onore della palette della Basic Witch, mettiamo l'occhio. O ci sono i due occhi, o c'è l'occhio singolo, insomma, occhio. Oppure c'è anche l'emoji, il tondino giallo, come si dice? Vabbè, avete capito, con gli occhioni spalancati, anche quello ci starebbe bene. E se non avete l'emoji, ovviamente la parola del giorno, ma quale può essere, ragazzi? Occhio. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio, grazie per essere stati qui in mia compagnia anche oggi, spero che il video con l'applicazione dei vari prodotti vi sia risultato utile, ciao e state bene!